Non solo continua la strage di vite umane a Gaza, ma con il passare delle settimane continuano ad emergere ulteriori atroci elementi che rendono sempre più inqualificabile quello che viene permesso a Netanyahu. Secondo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, Israele starebbe reclutando richiedenti asilo africani per impiegarli in pericolose operazioni militari nella striscia di Gaza, offrendo in cambio la promessa di uno status di residenza permanente. Questa pratica, criticata a livello interno come altamente problematica, è condotta in maniera organizzata sotto la supervisione di consulenti legali del sistema di difesa. Finora nessuno degli aspiranti coinvolti avrebbe ottenuto uno status ufficiale nonostante le varie promesse fatte. In Israele vivono circa 30.000 richiedenti asilo. Circa 3.500 sono cittadini sudanesi con status temporaneo concesso dal tribunale perché lo Stato non ha elaborato o deciso sulle loro domande. Durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre sono stati uccisi anche 3 richiedenti asilo. In seguito molti si sono offerti volontari per lavori agricoli e centri di comando civili, con alcuni disposti anche ad arruolarsi nelle forze di difesa israeliani. I funzionari della difesa hanno capito che potevano usare l'aiuto dei richiedenti asilo e sfruttare il loro desiderio di ottenere uno status permanente in Israele come incentivo. Un uomo citato da Haaretz, che ha chiesto di essere identificato solo con l'iniziale A, è arrivato in Israele all'età di 16 anni come parte della grande ondata di richiedenti asilo. Lo status temporaneo che detiene gli garantisce la maggior parte dei diritti concessi agli israeliani, ma deve essere rinnovato periodicamente presso il Ministero dell'Interno. In passato voleva arruolarsi nell'esercito come molti richiedenti asilo che vedono l'esercito come il modo migliore per integrarsi nella società israeliana. In uno dei primi mesi di guerra, A ricevette una telefonata da qualcuno che sosteneva di essere un agente di polizia e che gli intimava di recarsi immediatamente in una struttura di sicurezza senza fornire alcuna spiegazione. «Vieni qui e ne parliamo», dice che gli è stato detto. Quando è arrivato si è reso conto di essere venuto per incontrare i ragazzi della sicurezza, come li chiamava lui. «Mi hanno detto che stavano cercando persone speciali da arruolare nell'esercito. Mi hanno detto che questa era una guerra di vita o di morte per Israele». Questo è stato il primo di quella che si è rivelata essere una serie di incontri con un uomo che si è presentato come un funzionario della sicurezza che stava reclutando richiedenti asilo per l'esercito. Gli incontri si sono svolti nel corso di circa 2 settimane e si sono conclusi quando A ha deciso di non arruolarsi. Incontrò di nuovo il funzionario, questa volta in un luogo pubblico. L'uomo gli diede 1.000 shekel, circa $270 in contanti, per coprire giorni di lavoro persi a causa degli incontri. Gli disse che se fosse stato arruolato avrebbe avuto un periodo di addestramento di 2 settimane, unendosi ad altri richiedenti asilo. Gli promise anche che la paga che avrebbe ricevuto per il servizio militare sarebbe stata simile a quella che guadagnava nel suo lavoro. Ho chiesto cosa ottengo, anche se in realtà non sto cercando niente, ma poi mi ha detto se vai da questa parte puoi ricevere documenti dallo Stato di Israele. Mi ha chiesto di inviargli una fotocopia del mio documento d'identità e ha detto che si sarebbe occupato di queste cose. Dopo questo fu fissata una data per l'arruolamento di A. Lui cominciò ad avere dei ripensamenti. Volevo andarci, ci tenevo molto, ma poi ho pensato solo 2 settimane di addestramento e poi per partecipare allo sforzo bellico? Non ho mai toccato un'arma in vita mia. Poco prima che iniziasse il suo addestramento, disse al suo contatto che aveva cambiato idea. L'uomo si arrabbiò. Disse che si aspettava qualcosa di diverso da me, ma non chiuse completamente la porta a questa possibilità. Disse di continuare a parlare e che se vuoi puoi unirti a noi più tardi. A non sa esattamente perché è stato contattato lui e non altri. Il tizio mi ha detto che stavano cercando persone speciali. Gli ho chiesto cosa mi rendesse speciale. Non mi conosceva affatto. Fonti militari affermano che l'apparato di difesa ha fatto uso di richiedenti asilo in varie operazioni, alcune delle quali sono state riportate dai media. Haaretz ha appreso che alcune persone hanno espresso obiezioni alla pratica, sostenendo che sfrutta le persone che sono fuggite dai loro paesi a causa della guerra. Tuttavia, secondo queste fonti, queste voci sono state messe a tacere. Si tratta di una questione molto problematica, ha detto una fonte. Il coinvolgimento dei giuristi non esonera nessuno dall'obbligo di considerare i valori con cui cerchiamo di vivere in Israele. Fonti che hanno parlato con Haaretz hanno rivelato che nonostante ci siano state alcune richieste di concessione dello status ai richiedenti asilo che hanno assistito nei combattimenti, a nessuno è stato effettivamente poi concesso lo status. Allo stesso tempo, l'establishment della difesa ha cercato di concedere lo status ad altri che hanno contribuito agli sforzi dei combattimenti.
Arez ha anche appreso che il Ministero degli Interni ha esplorato la possibilità di arruolare i figli dei richiedenti asilo che erano stati istruiti nelle scuole israeliane. In passato il governo ha permesso ai figli dei lavoratori stranieri di prestare servizio nell'IDF in cambio di concessione dello status ai loro familiari più prossimi. L'organismo di difesa competente ha risposto ad Arez che tutte le azioni sono state condotte nel rispetto della legge. In un altro editoriale si scrive: «Nessun israeliano di coscienza può non rimanere scioccato dal fatto che l'apparato di difesa utilizzi richiedenti asilo provenienti dall'Africa per svolgere vari compiti nella striscia di Gaza, in cambio di assistenza per ottenere la residenza permanente in Israele. Ciò significa chiaramente Israele sta creando la sua versione del gruppo Wagner russo, un esercito mercenario composto da migliaia di prigionieri che in cambio di un servizio militare molto pericoloso ricevevano la grazia e venivano liberati». In Israele questa estorsione criminale è rivolta alla fascia più debole della società, i richiedenti asilo dall'Africa. Compiti pericolosi per la vita per un esercito che non è tuo, in una guerra che non è tua e ti verrà concessa, forse, la residenza permanente. Questo rapporto si aggiunge al fatto che le forze di difesa israeliane stanno usando civili palestinesi che vengono rapiti a caso per ispezionare i tunnel a Gaza. Palestinesi che vengono mandati nei tunnel con le mani legate, le telecamere legate al corpo. Almeno un palestinese è stato ucciso in questo modo, una missione suicida. Le nostre vite sono più importanti delle loro, ha detto un ufficiale militare. Il rapporto ha anche detto che l'alto comando è a conoscenza di questa pratica. Scrive sempre Arez, quotidiano israeliano. La guerra a Gaza è diventata una leva che trascina lo Stato in abissi finora sconosciuti di comportamento distorto. Il fatto che i vertici militari e altre agenzie di difesa siano dietro queste azioni, che sono tra i peggiori crimini di guerra, rende questo particolarmente eclatante. Le convenzioni di Ginevra proibiscono l'uso di civili come scudi umani, ma niente di tutto questo scoraggia gli ufficiali delle forze di difesa israeliane che falsamente hanno sostenuto di essere l'esercito più morale del mondo. E dopo un anno di combattimenti a Gaza non può più nemmeno provare a indossare il mantello di questa vuota pretesa senza diventare un'amara barzelletta. Ma non è tutto. Arez specifica, relativamente alla questione dei migranti mandati in guerra, che non tutto è stato autorizzato per essere scritto dal quotidiano. Ciò che è stato permesso ad Arez di pubblicare è sufficiente per richiedere immediatamente che il capo di Stato Maggiore dell'IDF e lo Stato Maggiore Generale cessino immediatamente tutte le operazioni di guerra basate su minacce ed estorsioni. Persino un esercito, che è ben lungi dall'essere il più morale del mondo, non può continuare a usare metodi di guerra così spregevoli. Parole che arrivano dall'editoriale principale di Arez, pubblicato anche su quotidiani ebraici e inglesi, in Israele.